2-0 fra Game Over e i Samba Slovers, che dopo essere incappati nella prima sconfitta stagionale continuano il trend negativo sotto di 2 gol. Stanno per il momento soccombendo sotto i colpi del capitone Alberto Sinisi, servito da Connin in entrambe le occasioni. Troviamo adesso l'offensiva di Samba Slovers con Pafundi sulla palla di questa rimessa laterale. Il tocco verticale per De Rosa in mezzo a 2, prova ad allargare a sinistra. C'è Catanzaro che respinge e manda in fallo laterale. Sarà ancora rimessa in zona d'attacco per i Samba Slovers con De Rosa, che provano a cercare Pafundi. Il movimento di De Vincenzo non fa arrivare il pallone, è di là, sicuramente è di là. Vediamo la rimessa per Catanzaro che prova il lungo di lancio, cercare De Vincenzo che se ne va ottimamente. De Vincenzo, la palla è ancora per Conin, vince un rimpallo, sarà laterale per i Samba Slovers con il solito Pafundi a battere la rimessa già battuta. Tocco corto, ancora il lungo lancio, Catanzaro per De Vincenzo, ottimo aggancio De Vincenzo, la parata di Greco clamoroso, ottimo l'aggancio di De Vincenzo, ricordava Nocerino ieri sera. Ancora quindi rimessa laterale per il Game Over. De Vincenzo questa volta sulla sfera, c'è molto movimento in aria, sale Catanzaro come suo solito, la palla a cercare Sinisi, ottima difesa della palla, ancora sfera che va in fallo laterale. Andrà il solito Di Vincenzo a battere la rimessa laterale, la palla centrale per Sinisi intercettata, può ripartire con il piede Samba Slovers con Pafundi in campo aperto, ancora Pafundi, tocco per De Rosa, Toto De Rosa accorcia le distanze per i Samba Slovers, gol del 2-1, contropiede magistrale sull'asse Pafundi De Rosa. E quando si concede uno spazio a una squadra con queste qualità, queste sono le conseguenze. 2-1 quindi ancora per i Game Over. Andrà Sinisi che molto probabilmente proverà addirittura la conclusione direttamente dalla battuta. Va Sinisi, corrigiri la conclusione. Sarà quindi rimessa da fondo con Pafundi che salta Sinisi. Ancora Pafundi, salta anche De Vincenzo. Prova a saltare anche Rimaldi che però lo ferma. Una rimessa laterale. Ancora il tocco per Pafundi. Il cambio gioco, una rovesciata clamorosa. Sarà rimessa da fondo per Pietro Brin che prova a far ripartire i suoi. Il lungo bilancio a cercare la torre Sinisi. Pafundi la intercetta di coscia. Sarà ancora laterale per il Game Over. Vediamo l'ultima azione prima di interrompere il collegamento. Con Conin che prova il tocco in mezzo per Sinisi. Nulla di fatto. Vediamo l'ultima azione in fase offensiva prima di chiudere il collegamento con i Game Over. Con Sinisi sulla palla. Tocco corto per De Vincenzo. Di nuovo per Sinisi che prova la conclusione. Marco Greco. 2-1 quindi per i Game Over contro i Samba Slovers. Interrompiamo qui il nostro collegamento. Siamo con Vincenzo Pafundi, migliore in campo della partita più che rocambolesca, direi, vinta dai Samba Slovers 6-5 contro i Game Over, sotto di 4 gol addirittura. Vinto un commento sul match. Beh, è stato difficile, soprattutto perché abbiamo iniziato il primo tempo e diciamo ho gridato molto in mezzo al campo dicendo di svegliarsi a tutti quanti, io per primo, e secondo me per fortuna abbiamo giocato veramente un'ottima partita, cioè penso il miglior Samba Slovers di questo campionato nel secondo tempo. Senti, cioè, come mai questo blackout iniziale e poi come mai anche la ripresa nel secondo tempo? Perché forse secondo me ci siamo montati un po' la testa e abbiamo vinto tutte le partite tranne l'ultima e quindi vogliamo tutti risolvere la partita, me compreso. Però nel secondo tempo abbiamo capito, abbiamo ritrovato lo stile di gioco che avevamo forse all'inizio campionato e che ci ha permesso di vincere anche partite difficili contro i Power Rangers. Quindi un messaggio alle inseguitrici? Secondo me la partita scorsa abbiamo messa un po' per sfortuna, un po' per colpa diciamo nostra, non tanto per gli avversari. Eravamo stancati con la mamma di Cantillo. Sì. Mamma, questo che voleva un attimo polemica, attenzione. Volevo fare anche una dedica, io zitto anche perché sono studente l'inglese. I want to dedicate this interview to Amy, ok? Va benissimo! Va bene!